Ciao ragazzi, allora questa sera un altro tutorial, dai, facciamo un altro pezzo che per chi fa il genere rock progressivo o comunque brani di gruppi italiani degli anni 70 così, non può mancare questo pezzo, il concerto grosso dei New Trolls, un adagio, quindi è abbastanza semplice, non è difficile, è un pezzo molto bello. Consiglio, se nella band cantate in più persone, di impostare bene i cori, perché è veramente molto bello fatto a due o tre voci. Quello lo dovete fare, imparare, vedere un attimino dal disco. Io vi faccio vedere gli accordi e la melodia principale di quello che è tutto questo brano qua, che è conosciutissimo in questo genere. E come ho già detto prima, non è difficile quanto semplice. Questo è un pezzo veramente alla portata di tutti. Andiamo a vederlo, dai. Ok, eccoci qua. Il pezzo è in re minore, quindi cominciamo a fare vedere tutto quello che è il giro armonico degli accordi e poi andiamo a farlo con la melodia. Poi facciamo anche gli accordi del cantato. Allora, il pezzo inizia in questa maniera qua, quindi 1, 2, 3, 4, re minore, la con i bassi in do diesis, re settima con i bassi in do e si bemolle, poi do con il basso in si bemolle, fa con il basso in la e poi il basso scende in fa, si bemolle, sol minore, la quarta e la, e parte la melodia. Parte il cantato, allora si bemolle, fa con il basso in la e mi bemolle con il basso in sol, fa maggiore e si bemolle, fa con il basso in la, mi bemolle col basso in sol, fa e si bemolle, sol minore, re minore col basso in fa, mi bemolle, do minore, re quarta e re, sol minore, re minore col basso in fa, mi bemolle, do minore e re quarta e re, poi re minore, sol minore, la quarta e la, che poi riparte ancora la melodia. Ora facciamo il cantato, lo canto adesso, abbiamo visto gli accordi e facciamolo insieme allora. Wishing you to be so near to be, fighting all in my loneliness, waiting for the sun to shine again, fighting that is gone too far away to die, to sleep, maybe to dream.
ragazzi, avete visto? Dai, non è difficile, mettetevi lì un attimino, gli accordi li avete visti, la melodia, il tastierista che deve fare la parte d'orchestra, ho spiegato bene la parte come che è, l'avete vista nell'inquadratura a parte insieme agli accordi, e ripeto, questo è un pezzo che piace molto, quindi anche per spezzare un attimino pezzi di una se fate dei pezzi movimentati rock forte così, questo è un adagio che all'interno del contesto di un concerto rock ci sta molto 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 bene. Ok ragazzi, mettetevi di buona lena, fate le prove, imparatelo bene e fatelo fuori dal vivo, che vedrete che piacerà tantissimo. Al prossimo tutorial e alla prossima occasione. Ciao ragazzi, bye bye.